In conferenza stampa con mister Vincenzo Feola, tecnico dell'Audace Cerignola, mister, si riparte con questo nuovo anno, con questo 2020, da una trasferta probante qual è quella di Casarano. Sì, partita difficile, partita che sulla carta si incontrano due squadre importanti, due squadre che sono state costruite per fare un campionato importante. La cosa che mi fa piacere è che ho visto la squadra che si è allenata bene in queste festività, però dall'esperienza io dico sempre che dopo le festività è sempre un'incognita, perché non sai mai cosa è successo in questi giorni, però ho visto i ragazzi molto motivati, molto vogliosi e molto, molto carichi. Ecco, diceva bene mister, si affrontano due tra le squadre, insomma, più in forma del momento. Sì, due squadre importanti, vengono da risultati importanti, però ecco, è sempre il campo che decide. Io sono convinto che noi andremo là come abbiamo fatto in precedenza, a giocarci la partita. E soprattutto giocarci le nostre chance, perché noi sappiamo cosa vogliamo, sappiamo l'importanza della partita, sappiamo le difficoltà, però noi andiamo a Casano per giocarci la partita, per fare i 3 punti. Classica domanda, insomma, dopo le festività, come sta la squadra? La squadra sta bene, la squadra si è allenata bene, però è sempre un'incognita, ripeto, dopo le festività non sai mai come si sia comportati. Però io sono convinto che la squadra l'ho vista in campo, l'ho vista negli allenamenti, è ben motivata e ben vogliosa. Però, sai, è una partita che può lasciare qualsiasi risultato, qualsiasi situazione. Però io, ripeto, sono molto fiducioso. Sarà un mese di gennaio pieno di match importanti. Noi pensiamo partita per partita, io l'ho detto sempre, il nostro obiettivo è domenica per domenica. Noi pensiamo alla partita di Casalano, poi da martedì prepareremo l'altra partita. La cosa più importante è, ecco, giocare con la consapevolezza delle proprie forze e rispettando la squadra avversaria. Potrebbe esserci qualche novità nello scacchiere titolare? Non lo so, ma vedremo. Sicuramente abbiamo Cappa squalificato e uno tra Sarri e Tricarico. Poi per il resto devo ancora decidere. La cosa importante è che quando un allenatore non è convinto, non è sicuro della formazione, significa che la squadra sta in salute, tutti i giocatori sono sullo stesso livello e la difficoltà proprio, ecco, a scegliere gli 11 iniziali. Perciò questo ha dato un merito atto ai ragazzi che si stanno impegnando e stanno facendo qualcosa di straordinario. Grazie e in bocca al lupo a mister Vincenzo Feo. Grazie a voi.